Buongiorno a tutti amici dal vostro Corriere Esposito Personal Trainer, eccoci qua, rispondiamo subito a una critica che mi è arrivata questi giorni, ma arriva sempre. Tu sei invidioso, parli male di chi è più grosso di te, sei invidioso, odi fitness influencer, sono meglio di te, sono più grandi, sono più in forma e questo a te ti dà fastidio. Ma... ragazzi, come i bambini, rispondiamo a questo ennesimo attacco, critica, di cui ce ne sbatte molto poco, però... dobbiamo anche motivare alcuni video e io vi devo dire la mia opinione. Quindi, come al solito, invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se vi piacciono i miei video. Allora, ragazzi, io sarei invidioso di chi? Di questo manipolo di ragazzetti che si dopa per poi giocare a nascondini. No, non mi dopo! E per rovinarsi la salute per un guadagno immediato di follower e di soldi che poi bisogna vedere dove li porterà fra 10, 15, 20 anni. Perché, ragazzi, poi muoiono tanti ragazzi giovani. Mi ricordo Joy Aesthetics, mannaggia, 30 anni, guarda là. Ragazzi, 30 anni vissuti come? Cioè io fra 3 mesi ho 40 anni. Sono arrivato a 40 anni in perfetta forma fisica, in perfetta salute, sto bene. Se voglio giocare a calcetto, gioco a calcetto. Se voglio fare pallavolo, faccio pallavolo. Se voglio nuotare, nuoto. Qualsiasi sport voglio fare, vado e faccio a 40 anni. Voglio vedere di questi ragazzetti chi arriva a 40 anni come sto in forma oggi. E soprattutto chi ci arrivi in salute. È da vedere, ragazzi. Oggi è facile a parlare. Bisogna vedere fra 20 anni che succede. Quando ho iniziato a fare palestra, la gente mi dice: sì, vedremo, tanto questa è una passione passeggera. Quando ci avrei 35, 40 anni e ci avrei responsabilità, la palestra l'avrei già abbandonata. No, non è stato così. Io ho continuato a fare palestra sempre. A settembre saranno 25 anni, quindi punto primo. Io parlo perché ho esperienza di 25 anni che mi alleno con i pesi. Ho i titoli di studio e ho fatto le gare. Poco poco posso parlare io. Quindi ragazzi, se io parlo e faccio questi video sugli influencer italiani, se sono nato, allora no, ma anche quelli americani, è semplicemente perché cerco di aprire gli occhi a tanti ragazzetti giovani che non hanno le competenze per poter giudicare se sono nato, allora no, questi qua. E giustamente che fanno? Si possono fare infinocchiare. Uno... mi dà fastidio se spendete centinaia di euro al mese di integratori che vi propinquano questi qua e sono integratori che non vi faranno nulla, perché vi diranno: prenditi l'integratore e diventi come me, tu come quello là non ci diventi. Perché se uno è dopato, ragazzi, stai bene a prenderti gli integratori. Spendi solo i soldi. Seconda cosa, cerco di far aprire gli occhi a tanti ragazzi che si possono far invogliare dal successo, dal crescere subito, dal diventare famosi a scapito della salute. Ragazzi, ma chi mi impedisce a me o mi ha impedito in passato a me di fare quelle che hanno fatto questi qua? Nessuno. Io mi potevo dopare, mi potevo prendere molti più integratori, potevo fare diete molto più estreme. Se io non l'ho fatto, perché non me ne frega un cazzo? L'obiettivo mio è avere un bel fisico. Basta. Per una soddisfazione mia personale, stare in forma e in salute. Questi sono gli obiettivi miei. Chi mi ha impedito? Ho conosciuti preparatori, ho conosciuti campioni del mondo di bodybuilding, tutta gente mi metteva, se te serve, ci sto io, doping, allenamenti, quelli che te pare. Sono stato sempre io a dire no. A dire no, non mi interessa. Quindi devo essere geloso di cosa? Una scelta mia. E il mio canale sta qua apposta per farvi capire chi sono gli esempi sbagliati e come ci si può allenare naturalmente. Quando io posto gli allenamenti, quando io posto quello che faccio, sono per farvi capire che anche al naturale, se ti impegni, puoi raggiungere un grandissimo fisico. Molto muscoloso, bello da vedere e in forma. Questa è la mia forma di questo momento, di questi giorni. Ragazzi, di chi dovrei avere paura? Io geneticamente sono portato a fare palestra, a crescere. C'ho tutti i muscoli sviluppati tranne uno. L'unico muscolo che a me non mi cresce sono i polpacci, massacrati in anni e anni di allenamento. Ma per il resto io c'ho un fisico, assolutamente, che non c'ha da invidiare nulla a nessuno. C'ho un fisico assolutamente ottimo per fare tutto quello che voglio fare. E perché dovrei invidiare questa gente? Che cazzo me ne frega a me? Tra cui aspettate. Ho fatto vedere, forse ve lo faccio prepassare se c'ho voglia. Il mio fisico del 2010, che era il periodo dove mi allenavo, mangiavo tutto l'anno. E ero più grosso di mo', stavo più in forma. Ma io anche oggi potrei stare tranquillamente come nel 2010. Dovrebbe cambiare semplicemente la parte invernale. Perché io l'inverno non sto a calcolare nulla, mangio a caso. Se io l'inverno, come nel 2010-11, quando facevo le gare e mi tenevo più in forma, anche oggi, stessi attento alle proteine, mangiassi le proteine, poi io mangiavo libero pure prima, però c'avevo sempre il mio calcolo di proteine che raggiungevo sempre. Io anche oggi sarei più grande ancora di come sono ora, che comunque mi sento di avere un fisico di tutto rispetto, che non tutti hanno. Quindi non mi interessa, se voglio ricrescere mi faccio tutta l'invernata mangiando bene le proteine, prendendomi un po' di integratori d'inverno, creatine, Gainer, per avere...
comunque un supporto e una crescita migliore. E l'anno prossimo sono più grande di quest'anno, sono simile al 2010, ma non c'ho voglia, non mi interessa, mi va benissimo come sono così. Quindi quello che voglio dire io, bisogna essere invidiosi di che? Di qualcuno che si dopa, rovina la propria vita. Cazzo me ne frega a me, non l'ho mai voluto fare, non lo farò mai. Io non sono invidioso di nessuno. Io sono orgoglioso del mio fisico e non c'ho niente da dover rimpiangere nei confronti di nessuno. L'unica cosa che odio del mio fisico, che ci metto sempre tanto tempo a definirmi, è perché per calare di peso ci vuole sempre il doppio degli altri, perché c'ho un metabolismo lentissimo. Per il resto, il mio fisico, ragazzi, non lo cambio, non mi interessa. C'è chi è meglio di me sicuramente, chi è più propenso di me. C'è molta gente che è peggio di me. E quindi qual è il problema? Cioè, l'invidia dove nasce? Per cosa dovrei essere invidioso? Dei soldi che c'hanno sti ragazzi? Ma sti cazzi, come ne frega a me? Io lavoro, i soldi per cazzi miei ce l'ho. Non mi interessa. Di cosa dovrei essere invidioso? Che ci sta gente che si fa male fisicamente e si deve nascondere dietro un dito, vivendo conflitti interiori sempre, perché deve dire menzogne agli altri per poter nascondere quello che è una cosa illegale, ovvero drogarsi per fare palestra. Io dovrei invidiare questa gente qua. Non me l'invidio, ma che me ne frega a me? Io vivo la mia vita serenamente, in salute, in tranquillità. Non ho limiti, non ho vincoli, non sono un dopato che quello non si può fare, quello non lo puoi bere, quello non lo puoi prendere, cioè non me ne frega un cazzo. Vivo la mia vita con serenità, mi guardo allo specchio, sono soddisfatto. Chi dovrei invidiare, ragazzi? E ripeto, ho raggiunto vette ancora maggiori, naturalmente, vette eccezionali per un natural. E ancora ad oggi c'ho un fisico che pochi natural hanno. E mi devo assolutamente mettere a invidiare chi? Chi per essere poco meglio di me si deve dopare? Oppure chi è definito tutto l'anno perché si prende medicine su medicine e distrugge la propria salute? Che me ne frega a me? Cioè non mi interessa, io ci arrivo naturalmente, ci arrivo se non sta bene così. Cosa dovrei invidiare io? Cosa c'è da invidiare, ragazzi? Questo voglio dire a voi. Chi pensa che io abbia invidia? Io parlo di queste cose per fare informazione sul mio canale, per far capire alla gente come stanno le cose. Ma a me di invidiare sta gente non me ne frega un cazzo e non me ne fregherà mai un cazzo. Se io mi fossi voluto dopare o mi volessi dopare ancora oggi, prendi i soldi, vado dallo spacciatore e sai quante, ripeto, giri posso conoscere perché sono stato nelle palestre. Non ci vuole niente a trovare gli spacciatori e mi dopo pure io. Ma che cazzo me ne frega a me? Non mi interessa. Io mi alleno per stare in salute e mi devo andare a massacrare. Non esiste. Quindi ragazzi, prima di dire sono invidioso, invece di scrivere strunzate, attaccate il cervello. C'è gente a cui non gliene frega un cazzo di diventare enorme a discapito della salute, che si allena e si impegna per fare quello che deve fare per un suo benessere personale. Quindi prima di dire ste stronzate, pensateci bene, che a me tutto mi potete dire tranne che c'ho invidia per quella gente che si dopa, perché a me proprio non mi fa né caldo né freddo. Ciao ragazzi.